Comunque l'ascoltatore c'ha ragione, cioè la Vuitton è sopravvalutatissima, cioè è una borsa di plastica, ragazzi. Cioè, allora vi dico una roba, non saranno mai investitori di questa radio, perché sai che loro proprio per partito preso non fanno pubblicità, non ne hanno bisogno, quindi non corriamo il pericolo di perdere uno sponsor. E infatti no, però effettivamente se ci pensi, se analizzi una borsa di Louis Vuitton, è plastica, non è pelle. Vabbè, allora, è plastica, paghi il marchio, a prescindere dal materiale, comunque il signor Vuitton si è inventato un brand, un design. La storia, tu la sai la storia, cioè lui era stato incaricato di rivestire i sedili dei treni francesi. Allora ha portato questa pelle, finta pelle tra l'altro, perché non è pelle, è plastificata, con il suo loghino sopra, ok? Non fate gli stronzi, dai, ogni volta. E un giorno arrivò il cappuccetto rosso. No, non c'entra con la storia di Louis Vuitton. Quando il drago cattivo. No, non c'è il drago. C'era nessun drago. E il cavallo rotolando tutto felice arrivò nel prato dove tutti gli unicorni cantavano. Il signor Louis Vuitton andò alla cosa lì, come si chiama? Tipo treni Francia, adesso non so come si chiama. Mister, gli ha portato... fazzolettino, posso portarti con me? Ma certo, piccola bambina, seguimi nel mio lungo viaggio. Adesso bestemmia. Vai avanti. Allora lui è arrivato, gli ha proposto questo materiale, i tizi l'hanno guardato e ha detto: ma secondo te noi facciamo, è vero o no Luca? Vedi che mi fa pollice su. Secondo te noi facciamo, noi rivestiamo i sedili dei nostri meravigliosi treni con questa merda qua che hai fatto. Allora lui si è trovato con sti rotoloni di sto materiale, l'ha presa nel culo perché ha perso un sacco di soldi, quindi incazzato nero è tornato a casa e ha detto: sai cosa faccio? Ci rivesto i bauli. E ha fatto sti bauli e poi quando sono diventati... Quando la paperella selvaggina raggiunse lo stagno, dunque spuntò il drago Casimiro. Ciao, sono il drago Casimiro. La paperella era impaurita dal drago perché aveva un enorme uccellone. Sono impaurita dall'uccellone del drago. Quando ad un tratto le nuvole si oscurarono in cielo. Piove, governo ladro. E scorco cork. Sono scorco cork, è un nome di merda, ma andiamo avanti. Cioè, voi vi rendete conto che io non riesco più a fare il conduttore in questo programma? È una roba vergognosa. Perdonami, mio caro amico Mastroiazzo. Cioè, vi sto raccontando una storia interessante, no? Si parla di oggetti che tutti sognano di avere, questa era la storia vera. Ma certo, intanto nel resto del mondo il Polo Nord sta svanendo. Questa è una cosa molto grave. Noi l'altro giorno abbiamo accennato questa cosa dell'isola di plastica in mezzo all'Oceano Pacifico, no? Atlantico. Ma c'è una cosa ben più grave. Ieri Paolo mi manda uno spezzone del TG5. Sì, vediamo se ce l'ho ancora, aspetta. Perché ieri c'è. Allora, la naturalezza con cui danno certe notizie al TG5. Prima ti parlano di calcio. Ce l'ho, c'ho l'audio, aspetta, c'ho l'audio, aspetta che. Si sente la mia moglie che cucina. E canta Cicino. Il Polo Nord si scalda a velocità doppia rispetto al pianeta e potrebbe scomparire entro l'anno. Prima vittima l'orso polare. Appello degli scienziati. Fermare subito il surriscaldamento della Terra. Ecco, allora praticamente. Analizziamo un attimo la notizia. Sì, allora, sì. Tu mi mandi la sigla del TG5, no? In cui parli un po', sai, successo. Politica, attualità. No, attualità. A un certo punto, così lo speaker ti dice che fra un anno scompare il Polo Nord, si estinguono gli orsi polari e gli scienziati hanno dato l'allarme generale. Catastrofe. La domanda è: che cazzo farà Alicia Colò? È la follia! Che testimonial prende, cazzo! E io scrivo, perché Noise mi scrive, io vedo sempre avanti, siamo sull'orlo della catastrofe, e gli rispondo: merda, adesso che Revolution inizia a incassare soldi, e lui: vedrai che un meteorite colpirà la Terra alla prima del mio film. Perché così funzionerà! Così funzionerà! Ci ha chiesto di fare le Iene, si è dimesso quello che le fa! Ma si è dimesso veramente? No, adesso sta rimettendo un po' a posto. Ti rendi conto? Allora, se noi avessimo avuto successo con lo zoo 10 anni prima, eravamo multimilionari, no? Cioè, tu analizza la nostra vita. Cioè, casualmente la settimana più brutta della storia del cinema nel mondo è stata quella in cui è uscito on air. Ve lo giuro! Il Fabio Pensiero. Sempre che piangono miserie, che palle, cazzo. Facevano come me, invece di comprarsi il Rolex e la Lamborghini, mettevano 2 soldi da parte, investivano in appartamenti e adesso erano tutti felici. Invece rompono i coglioni, si lamentano. Che palle. Il Paolo Pensiero. Scommetto che sto coglione sta pensando che noi ci lamentiamo, poi c'è Lamborghini, Porsche e cose. Sto barbone di merda. Il Mazzoli Pensiero. Ma io,
come faccio a dirglielo che a me me ne frega un cazzo? Cioè, io ormai ho deciso di vivere a Miami, loro pensano che io sto chiuso qua in studio come un coglione, invece faccio una vita della Madonna. Beh, a parte i negri che si scopano mia moglie, ma quello va bene. Però, cioè, nel senso, loro pensano che io sia qua chiuso dentro. Il Wender pensiero. Cosa? Che cazzo ridete? Bene, andiamo avanti col programma. No. Quanto siamo scemi oggi? Non è che siamo di scemo. Vabbè. Io mi spoglio nudo. Sono nudo. Aspetta, c'è la news. Ciccino Botulino, top sì. Album di iTunes, posizione numero 3, siamo al culo della Pausini! No! Grosso, eh? Dai, Fabio. Allora, io immagino la Pausini prima di salire sul jet privato. Dici, ciao, vediamo un attimino in che posizione sono in classifica in Italia. Apri, vede Ciccino Botulino. Mi viene mezzo in pensa se la sorpassiamo. Che infarto Madonna, che gli viene. Madonna, ragazzi, dai, dateci una mano, non vi costa niente. Andiamo dai, 99 noi. Centesimi. Io dai. Voglio fare il dito medio alla Pausini. Ma che bello, eh? Dai, Ciccino Botulino in testa alle classifiche. Io voglio che il TG5 stasera apra con Ciccino Botulino scala le classifiche italiane e internazionali al primo posto con questo meraviglioso album. Notizia successiva: è affondata l'Australia, purtroppo 25 milioni di morti. Sì, perché ormai il tenore è quello. Certo. Cioè, ti danno certe ragazzi, notizie così. No! Sì, se le vediamo dopo, Marco, fidati di me. Una cosa sei un figlio di puttana, c'è una pasta morirai. Di incredibile. No, sei una merda e oh, morirai malissimo. Polianna! Mandala, basta, mandala, basta. Bastard Inside Life. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Ragazzi, i CERT e i consultori sono già tutti prenotati per il Ciccino Botulino Tour. Wender, vuoi fare degli scherzi telefonici buoni? Facciamo così, ti do il mio numero, mi chiami, fai finta di niente e ti pianto uno sbiello al telefono che ti faccio rizzare anche i peli del culo, no. Coglioni, vedrai. Chiamami che poi ti faccio vedere. Aia. L'hai chiamato? Tranquillo, caro ascoltatore dal nome Massimo. Ti sei appena condannato da solo. Perché non ti faccio chiamare da Wender, ma da tutti gli ascoltatori dello Zoo di 105. No. No. Perché noi siamo una famiglia. E tu l'hai appena tradita. Chiamatelo tutti fino alla morte. Il suo numero di telefono no, è no, no, 3 4 9 1 0 1 9. Cosa faccio? Do le ultime tre no, cifre. Dai, no. No, non ti puoi. Sei cagato? Scemo di merda. Wender, devo fare un po' di esercizi qui a casa. Sì. Mi metti un Ciccino Botulino giusto per caricare Vado. Un po'? Ciccino Botulino, Ciccino bel mancino, buffetto cipollino, pipino mio destino. Ascoltate questo messaggio di un pilota durante un volo di linea. Ciao raga. Ore 4:52. Ho visto nei pressi di Aulla nel cielo sì. Una cosa incandescente sì. Che passava. C'era stata una meteorite. Magari. Io da casa subito ti chiamo. Rispondimi presto, rispondi, ti amo. Cos'è? Ciccino Botulino, dolce bel faccino, tu Ciccino Botulino. Ciccino Botulino, dolce bel delfino, tu Ciccino Botulino. Cazzo, anche lui chiamiamo. Ciccino Bufalino, Ciccino Credulino, l'hai presa nel culino per la cazzata del bollino. Allora, martedì mi avete mandato un cazzo, sì. Ieri mi avete mandato un altro cazzo. Sì. Io vi ringrazio per tutti questi cazzi. Sì, però insisto, vorrei un cazzo possibile. Pensavo alla raccolta differenziata, no? Sì. Del corso di ieri. Ma se io tutto ciò che differenzio sì. Lo butto nei sacchetti di plastica, a cosa cazzo è biodegradabile, serve? Pirla differenziata. Me lo dite. Marco, ti sei grosso tutta la vita. Cazzo me ne prendi intelligenza, una bella quinta. La sbattere la faccia dentro. Ciao bastardi. No, ma Paolo, bisogna fare qualcosa assolutamente. Cioè, tu sei Massimino di quarto, non puoi farti prendere per il culo così. Quella donna ti sta rovinando la vita. Bisogna reagire, bisogna reagire, devi fare qualcosa, cazzo. È vero. Luca Alba,
Luca Alba, la prossima volta che ti vedo in zona Porta Romana, comprare il pollo allo spiedo, vengo lì, ti do uno schiaffo. Devi fare le scenette, bastardo. Bravo, bravo. Ma pensa se gli ascoltatori arrivano a fargli i cazziatoni, è una roba incredibile. Aspetta, aspetta, però, ragazzi, il pollo di Giannasio è epico. No, ragazzi, che scimmia. Madonna mia. Il pollo allo spiedo croccante con le patate in forno al rosmarino. C'è un ascoltatore che ce ne può mandare uno anche a Miami. Ma sei a Miami, scusa. Arriva freddo, però. Welcome to the zoo. Lo zoo si ferma, ma ricorda a Marco Mazzoli che a Miami c'è il mare. C'è una vita normale, c'è tanta figa, fa caldo. Ma soprattutto a Miami si lavora al massimo 8 ore. Chi ne fa di più è automaticamente considerato coglione. Parola di Paolo Noise. Noi siamo uno zoo.